No, io l'ho appoggiato fino dall'inizio Matteo Renzi, non facciamo confusione. Matteo Renzi era il mio candidato. Ora avrei da dargli dei consigli. Per esempio quello che ho detto prima. Io questa idea che il sociale si sponsorizza con i privati sono aggiuntivi alle scelte di bilancio. I privati possono dare qualcosa in più, ma sicuramente il sociale è una bandiera che Palazzo Vecchio ha tenuto sempre alta. E sto dicendo sempre alta non vuol dire solo con le giunte di sinistra, anche con le giunte dove c'era la Democrazia Cristiana. Senta, lei esclude un ritorno alla politica attiva, mutatis mutandis, chiuse, richieste? Questa questione delle mutande non lo so. Cambiate, le cose devono cambiare, insomma, in un futuro lei, se magari verrà richiesto, esclude un ritorno alla politica? No, io credo che intanto la politica non è sangue, quindi io sono dentro la politica, ma non in prima linea, non con impegni che si possono avere a 30 anni, a 40 anni, a 25 anni, largo ai giovani, largo a Renzi, largo ai giovani di buona volontà, mi voglio dire, cioè che sono in prima linea non per prendere ma per dare, quelli come me che hanno fatto una grande esperienza e che possono dare un contributo, lo posso andare dalle terze e dalle quarte file. Lei l'ha già detto, ma da chi si è sentito tradito in questi anni e di più? Diciamo dal 2008, quando mi sono ammalato e quando ho avuto l'inchiesta giudiziaria, dai dirigenti del mio partito, che li ho sentiti lontani, un vuoto, il nulla, mentre non mi sono sentito così incontrando la gente per strada.